In futuro sono sicuro che oltre all'alternativa della sostituzione implanto-protesica torneranno, diciamo così, di moda in gran voga i ponti incollati, i Maryland Bridge, soprattutto quelli costruiti in materiali vetrosi, in zirconia, che hanno una resa estetica decisamente migliore. E negli anni 2000, alla fine del secolo scorso, diciamo così, i Maryland Bridge erano supportati da travate metalliche, questo non era così soddisfacente da un punto di vista estetico talvolta, ma il motivo per cui voglio farvi vedere questa travata metallica è che, come avete notato, è stato sostituito l'incisivo laterale superiore di sinistra utilizzando un ancoraggio, un bonded ancoraggio on sui due centrali. Il primo motivo è la salute. Cosa intendo dire? Intendo dire che ancora una volta ricordatevi che lavorate nell'area di transizione. Questo attacco epiteliale così fragile deve essere considerato sacro. Dobbiamo agire in maniera minimamente invasiva per evitare stress e traumi a carico dell'attacco. L'ortodonzia, così come l'implantologia, così come lo spazzolamento violento e la placca batterica innanzitutto, rappresentano elementi di rischio. Noi dobbiamo essere minimamente invasivi con le procedure di igiene, con le procedure odontoiatriche, con i trattamenti ortodontici.